Qua di nuovo su una nuova puntata di Assassin's Creed, come al solito quel vostro fra, cambio di piani, mi raccomando con la playlist, like e condivisione come se non ci fossero domani, e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, monelloni, e vediamo un po'. Un marajà. Scusa, ricordami dove siamo diretti? C'era una lettera del principe consorte tra le carte di Lusitorna, con lo stesso simbolo della chiave, data 1847. Del 47? È l'anno in cui il principe ha restaurato Buckingham Palace. E ha aggiunto la cripta. E dato che in nessuna mappa del palazzo è segnalata una cripta segreta... Altezza, vi presento Miss Ivy Fry. Miss Fry, il Marajà Dulip Singh. Piacere, Altezza. Amico mio, temo che i progetti siano stati rimossi. Rimossi? Da chi? Crawford Starrick. O da qualcuno dei suoi. Sì, intuivo che conosceste quel nome. So dove li ha messi, ma ci sono le guardie. Questo non sarà un problema. E lui a farsi le seghe con l'altro indiano. Bravo! Cioè, spero mi dia una mano, perché cioè non è che posso fare tutto io, ma che cazzo, come al lavoro, tutto io, vabbè. Mamma mia. Cioè, è sempre così, no? Allora? Niente, tempi di caricamento comunque. Forse mi aiuta. Ci servirà un piano. Potrei distrarre le guardie finché tu non sarai all'interno. Oh, davvero? Per te, non crederci. Questo ed altro. No, ci sta a provare. Dentro cercherò qualcuno che sappia dove sono i progetti. Non gliela dare. E poi ci vedremo sul treno. Sta attento. No, si sta innamorando del mio cioccolatino. Ma quindi? Guarda che belle pantofoline però. Oh, perfetto. Allora, il punto è che qui è un casino come al solito. Sarà un casino cercare di arrivare lì. Ah, devo aprire quella. Merda. Grazie a Dio sono pieno di... No. Ma io voglio dire, ma funzionerà sta cazzo di... Come si chiama? Di mega siero della stupidità. Allora, chissà se... Minchia, che vile, quanto ride. Allora, lui è andato lì, no? Quindi potremmo... Eh no, se n'è andato via. Sto infame bastardo. Ma... E vabbè. Chissene. A questo punto... sì. Che vi devo dire? Porcaccia puttana, questa l'ho sentito. Oh, perfetto. Quindi direi di andarcene subito da questo posto, che non mi sembra il caso di rimanere lì. Intanto mi cioccolatino non fa niente. Sì, forse dovrei parlare, ma chi se ne... Faccio prima a fare da solo. Qui? No, qui non posso entrare. Guarda, lui vedrà il cadavere e dirà: ma come? Ma com'è possibile? Piovono cadaveri! Una volta piovevano polpette! E come cazzo ha fatto a vedermi, scusa? Via, 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 levati dalla minchia,
Levati dalla minchia, amico mio. Ok, quindi apri. Ok, anche lui morto. Scusate ragazzi, ma sono abbastanza concentrato, quindi parlerò un pochettino di meno, ma abbiate pazienza. Ricorda l'addestramento. Ricorda l'addestramento. Sì, ce la possiamo fare, hai ragione. Se la smette di guardare, o vieni avanti o stai lì, testa di minchia, dai. Vabbè. Dai, su, vieni qui con me. Occhio il gatto, non pestargli la coda, sennò sono cazzi, eh. Quindi, quadratone. Oh, perfetto. Allora, da quanto ne so, qui ci dovrebbe essere un qualcosa che è là sopra, cacchiarola. Quindi devo andare sopra. Accidenti, quanto odio questi posti aperti e di mestizia. Chissà se riusciamo. Dai, arrampicati. Vabbè. Io non ho parole, cioè s'arrampica. Abbiamo un problema. Ma che problema? Dai. Via. Non ho trovato niente. Naturalmente sarà l'ultima cassa che proveremo, ma non vi scoraggiate. Allora, qui c'è anche una campanella, da quanto ne so. Ok. Proviamo ad andare di sopra. E mo come fai a distrarre le guardie? Cioè, ti giuro, sarei curioso di vedere che cazzo c'ha in mente lui per distrarre le guardie, ma ho deciso che non perdo tempo. Allora, di una. Dai, su, vai. Mamma mia, dai, questo è un colpo sicuro. Non può non funzionare. E non funziona. Non ho capito perché non gli fanno più un cazzo. Ma come cazzo faccio? Ah, se ne sono proprio fottuti. E se provassimo così? No, merda, ma perché se... Via. Ma che cazzo hai fatto, fra? Ecco. Dai. Dai. Dai, forza e coraggio. Che testa di cazzo. Levati. Per Dio. Dai, fermo, che forse non l'ha ancora suonata la campanella. Ma porcaccia puttana, quanto mi stai sui coglioni quando... Oh, beccati questa, ma proprio sto pippozzo. Cioè, ma non ho capito perché la mia strumentazione non funziona più. Cioè, vorrei proprio scoprirlo, ma... Cioè, non so neanche se lo voglio scoprire, però... Voglio dire, che cazzo! Allora, coltelli fanno sempre... Fanno sempre comodo, eh? Quindi questo, sicuramente coltelli da lancio al massimo. Va bene, bombe fumogene, ok. Qui ci sarà qualcuno. No, stranamente no. Dai, entra, su. Qui niente. Ti pareva? Te l'ho detto che sarà l'ultima. Ma come Fry? E questo? Cioè, si metteva dietro qua. Vabbè. Quindi ce ne sarà qualcun altro anche qua sopra. Vabbè, dai, a questo punto pedal to the metal. Ah no, c'è un gatto. A posto così, ragazzi. Allora, usciamo subito, scusate.
Ma scusa, Allora, cerchiamo di vedere. Qui chi c'è? No. Quindi direi di andare. Aspettate. Vediamo se ce la facciamo. Dai, fermati a guardare. Dai, cazzo. Quando fanno così, ti giuro che è nell'orlo, ma non lo vedi. Allora, aspetta, è qui. Perfetto. Fermo. Ok. Ucciso anche te, stronzolo. Sabuta. Merda, ce n'è uno già lì. Via, via, via. Via. Ok, perfetto. Allora, quante ne mancano? Li abbiamo uccisi tutti, praticamente. Com'è eccoti qui? Minchia, che culo, che culo. Allora, qui ce ne sono altri due. Questo sarà un bel casino, ragazzi. Questo sarà un bel casino, fidatemi. A meno che non incominciamo a sfoltire un po'. Vediamo, Forse... Come? Ma chi è? Oh, perfetto. Adesso sti maledetti cecchini. Oh, dovevamo avere finito, no? Dai. Ok, perfetto. Ma porcaccia la miseria. Dai, ora non scherzare neanche per scherzo, Dai. Porcaccia puttana Eva, quanto sei potente. Tra l'altro vengono chiamati bruti, non a caso. Sabota. No, niente. No, tu non la suoni la campanella, brutto stronzo. Che delusione, Adesso sei deluso anche adesso. Bene, adesso abbiamo ucciso tutti. Non dovrebbero più esserci problemi, no? Giusto? Via. Non sono qui. Rapisci un templare vicino. E come cazzo faccio? Li ho uccisi tutti. Come faccio? Eccolo lì, il templare da rapire. Ah, è qui sotto, quindi bene, devo entrare qua dentro, no? Cerchiamo di essere un pochettino... Ma scusate, Come ci arrivo là sopra? Boh, speriamo. Devi rapirlo, quindi dobbiamo prenderlo dal dietro. Quindi forza e coraggio. È là dietro. Non ti girare. Giuro, miss, non so dove l'hanno portato. Portato chi? L'uomo, quello vestito come voi. Le guardie l'hanno preso. Harry, i progetti rubati dove sono? Di questo io non so niente. I progetti, la missione. Ok. Se non vuoi morire, tieni la bocca chiusa. Ok, quindi stordiamolo, non si sa mai. Perfetto. Ok, adesso devo trovare Harry. Mamma mia, queste missioni sono lunghissime. Non potete capire, ma io dovrei uscire. Ok, 84 metri, dai Harry, che ci siamo quasi. Dai. Dai, forza e coraggio. Dai! Porcaccia miseria, devo andare in piscina. Su, via. Sì, dai che sei brava. Sei brava. Oh, raggiungi Harry. Eccolo qui, Harry.
Ok. Parliamo con lei. Siete del gruppo di Clara? Hanno il signor Harry. Erano in troppi. Io ne ho morso uno però. L'hanno messo su una carrozza rossa. Non saranno lontani però. Ho capito. Beh. Ok, devo andare di lì. Dai, forza e coraggio, mamma mia. Non arriverò mai in tempo. Vabbè, perdonatemi anche... Eccoci. Ecco qui, ecco qui. Ma come? Ok, in verità vanno da tutt'altra parte. Dai, però. Quanti chilometri aveva già fatto? Ok. Cioè, certo che potevano anche un attimino. Ok, ma tra l'altro sono due carrozze, non è una sola. Sti maledetti. Qui sono finiti fuori strada. Stanno andando molto veloci. Ok, quindi per forza di cose in questa direzione. No dai, non ho voglia, non ho tempo, non ho voglia. Per favore, eh. Mamma mia. Grazie Dio non si sono accorti che c'ero io, sennò erano altre. Allora? Dai. Dai. Mamma, se andavano veloci. Ma, scusate, ma la... Cioè... Devo fare tutta Londra? No, perché mi... Cioè, è bello, però... Feriscono anche i passanti. Eh sì. Dai, su. Vediamo un po', quindi... questa è veramente una cosa inaccettabile. Sti danni agli arredi pubblici. Veramente non me l'aspettavo. Potevano anche starci un pochettino più attenti. Dai, stai zitto, ignorante. Beh? Allora, dai, cazzo, ho fatto mezza Londra. Ecco, poi ci sono sti stronzi che mi romperanno il cazzo. Là c'è uno che cammina dentro il terreno. La carrozza è quella, trovata. Ora dov'è Harry? Harry, ti presento Sally. No ragazzi, mi sa che devo darvi appuntamento al prossimo video, scusate, non ce la faccio. Alla prossima!